Va bene, innanzitutto dai, presentati e spiegaci che vuol dire questa bandiera qua. La bandiera viene dalla sede dell'Associazione di Pescara, dove abbiamo realizzato in maniera un po' più veritiera, diciamo così, con impressione maggiore. Fratelli d'Italia, Italia in effetti non si scrive con la G, è sintomo di ignoranza. E noi vogliamo che questa ignoranza sparisca, quella G deve sparire, così come devono sparire i presunti tagli di noi vittime. Io personalmente ho perso un figlio, Marco, che aveva 15 anni il 5 agosto 2000. La provincia di Pescara è stata condannata penalmente e civilmente. Io oggi non ho avuto ancora il processo chiuso, oggi non ho avuto ancora il cosiddetto risarcimento, che non risarcisce assolutamente, ma comunque dovrebbe riconoscere una invalidità permanente di tutta la famiglia superstite. Allora questo resistere nel dare giustizia e questo resistere nel voler tagliare non è corretto. Il taglio in questo caso va fatto alla G, va fatto a quelle società, quelle lobby che lucrano sul sangue, e quindi su questa bandiera in realtà c'è il sangue dei nostri figli, e la bandiera italiana non va sporcata né col sangue né con gli errori d'ortografia. Va bene, grazie. Dov'è quella sinistra? È presente anche la sezione di Frosinone, qui mia sorella Loredana Martino. E vabbè, niente, perché abbiamo cosa sei al corrente, insomma, delle problematiche di questa manifestazione, no? Sì, sempre a proposito della giustizia, che comunque è latitante, la giustizia che non è mai a favore della vittima, ma piuttosto favorisce chi provoca gli incidenti, anzi sembra che più sia colpevole e più sia giustificato, che ne so, nel caso in cui si siano causati da persone ubriache, da persone, sembra quasi che siano poverini da giustificare, e sia per quanto riguarda le tariffe delle assicurazioni, che chiaramente lì ci stanno di mezzo grossi interessi economici, e quindi insomma le assicurazioni spingono perché si abbassi il tetto del risarcimento. Sì, allora senti, se vuoi spiegare quello che faremo a Frosinone domenica prossima, che ormai sono diversi anni che lo facciamo, no? Innanzitutto domenica prossima perché? Domenica prossima perché è la giornata mondiale delle vittime della strada, e poi a Frosinone, come da qualche anno stiamo organizzando, faremo una manifestazione in cui si chiama la manifestazione delle croci, in cui diamo visibilità alla gente comune del problema, perlomeno ci sforziamo di farlo, anche se sembra che alla gente comune è un problema che non tocchi, quando invece in un modo o nell'altro stiamo tutti quanti sulla strada. E niente, per cui riempiremo una piazza di croci, dove su ogni croce ci sarà la fotografia di una persona che purtroppo ha perso la vita sulla strada, e metteremo anche dei manifesti, per far capire alla gente che insomma il problema non tocca solo chi lo ha subito, ma che è un problema che tocca tutti e che domani potrebbe, se non si prendono dei provvedimenti, domani potrebbe toccare a chiunque. Va bene, grazie.